ragazzi, sono Bardo e Roy e oggi siamo tornati sul dodicesimo, forse undicesimo, non ricordo, episodio di Assassin's Creed Valhalla. Io non vi levo altro tempo, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di lasciare un commento se il video vi è piaciuto. Detto questo, vi lascio la visione. Ciao ragazzi! Che ragazzi, eccoci qui su. Ad Asgard siamo rimasti qui l'ultima volta. Oggi, allora, come vedete, ragazzi, ho giocato un po', nel senso che ho fatto effettivamente praticamente tutte quante le secondarie e l'unica ricchezza la troviamo durante una missione principale, quindi non ho potuto prenderla. Ho fatto tutte le lacrime, diciamo, che c'erano da trovare delle ricchezze e praticamente sono. C'è un altare in cui devi portare le lacrime di Yodum, una cosa del genere. E praticamente non so che ricompensa ci dà, solo che per farlo ho bisogno dell'ultima lacrima che è durante una missione principale, quindi probabilmente la prendiamo insieme e vediamo insieme qual è la ricompensa. Oggi andiamo avanti un po' con Asgard. Uno perché, non so, sono curioso e perché mi piace l'idea della mitologia norrena. E poi perché voglio sbloccare questa cavolo di lacrima. Che si chiama lacrima di. Un attimo, guarda ragazzi perché non mi ricordo. Eccole qua. Questa qua. Lacrima di Ymir. E niente, me ne manca una perché per fare la donazione, diciamo, si chiama donazione, del rituale, ne servono 30 e l'ultima va presa dopo. Ragazzi, questa cosa ve la devo far vedere anche l'altra volta durante le missioni secondarie. Guardate quanto cazzo è buggato questo cazzo di animale. Guarda che schifo. Guarda le zampe piegate al contrario. Regà, pure l'altra volta durante le missioni secondarie era successo, vi giuro, stavo a piangere. Troppo bello, regà. Okay, siamo arrivati alla fonte di. Guardate, regà, guarda quanto è buggato. Siamo arrivati alla fonte di Urdr. Seguiamo il fascio di luce. Ragazzi, questi cosi, no, perché l'ho fatto quando ho preso i cosi, sono veramente fasci di luce che, vedete, voi puntate e sbloccano delle zone che altrimenti sarebbero inaccessibili. Ok, andiamo in profondità di questa fonte. Ok, seguiamo questo fascio di luce. Ragazzi, sta cosa comunque dell'ambientazione di Asgard è molto figo, cioè nel senso a me piace una cifra. Javi, Loki mi ha detto che eri qui. Tyr dovrebbe essere il dio Ti ha della guerra, raccontato della ragazzi. richiesta del costruttore. La sua offerta mi turba. Perché il passaggio è ostruito? Qualcuno è stato qui di recente? Mi hai sentito, Javi? Questo costruttore è solo uno straniero. Non conosciamo le sue intenzioni. Io regno su Asgard, Tyr. Non dubitare della mia volontà di proteggerla. Calmati, vecchio amico. Che cosa ti tormenta? Strani auspici e presagi di sventura. C'è qualcosa di maligno nell'aria. Ed io non sempre so discernere il falso dal vero. Veggente, tu vedi oltre la realtà. Sono convinto che prevarrai sui tuoi turbamenti. Pensavo Avrò che era la cosa più bisogno della tua sensata da forza nei giorni a dire, ragazzi. venire. Sarà un'ancora, uno sprone, un appiglio nel caso in cui dovessi vacillare. E così sarà, fino a quando avrò vita. Dai, Ma Edir. devo avvertirti, agisci con cautela in questo luogo. Ciò che accade qui può lacerare il tessuto stesso dei Nove Mondi. Tranquillo, bro. La fonte è sigillata. Qualcuno vuole impedirmi l'accesso. Forse è una sorta di avvertimento. La prenderò come una sfida. Ok, devo andarla giù. È questo. Ricordati
credevo che ci fosse più luce qui. Queste pietre solari guidano la luce, ma il suo percorso è stato deviato. E se un invasore avesse tentato di sabotare le difese della fonte, dovremmo intervenire. L'integrità di questo luogo sacro deve essere preservata. Penso che innanzitutto provi a questo. La luce deve colpire due punti, ma c'è un solo raggio. Bella pettina. Prendi ciò che ti serve in fretta. Non induciamo. E leva le mie tiranze. Ah, tanto muove, sbucherà Norna dietro. Ah no. Tyr? Loki. Probabilmente è Loki. Combatte con Loki, davvero? Un cagnolino. Cucciolo sperduto, non dovresti essere qui. Dove sei? Non c'è lupo di cui mi possa fidare. Abby, fermo! Fatti da parte, Tyr! Non voglio lupi ad Asgard! Questo è un luogo sacro, Javi. Non si può uccidere qui. E tu lo sai bene. Stava a scapocciarsi. No, pensavo fosse Loki. Invece non lo so. Hai forse perso il senno? Agisci come se lo spirito di un altro ti possedesse. Le Norne hanno predetto che un lupo mi ucciderà nel Ragnarok. Abbatterai tutti i lupi dei nove regni per sfuggire a questo fato. È ridicolo. Se una cortella da sotto giù questa bestia e ingabbiala. Farai lo stesso con tutti i cani e i lupi di Asgard se potessi. Se rasserenerà il tuo spirito, farò come chiedi. Servirai lucido nella guerra che ci attende. Voglio forte mostro. Grazie per avermi fermato, Araldo del Coraggio. Mamma mia, Araldo del Coraggio. Quando si scende a queste profondità, non c'è più modo di risalire. Come se scende? Comunque continueremo la discesa. Cane bastardo. Continuiamo a discesa, perché devo scendere dopo. Sì. Mi chiedete, ragazzi, perché ho così poca vita, eh? Che ogni volta che facevo un punto di sincronizzazione mi tiravo di sotto brutalmente e morivo, tipo. Sali più veloce, dai, sali veloce. Comunque ha un fiato sto Cristiano, raga, dico fermo. Oh, vedi che era Loki forse. Loki. Quando sta? Oh, ma con che mi stava a parlare? Col megafono? Sono uscito dall'altra parte del mondo. Sono qui. Arrivo, Loki. Sei entrato nella fonte, vero? Hai trovato quello che cercavi? Ho un otre con l'acqua sacra, sì. Il costruttore si prepara alla dimostrazione. Com'era la fonte? Calma, pacifica, tranquilla? Che cosa vuoi sapere, Loki? Sapere? Sono solo curioso. La fonte è un luogo di meraviglie. Vorrei tanto vederla. Dammi del culo invece, Loki. Con noi c'era un cucciolo di lupo che ha violato il luogo sacro.
Ma Tyr se ne è preso cura. Preso cura? È morto? Il lupo è vivo, ma Tyr lo rinchiuderà nella sua sala. Non voglio lupi in libertà ad Asgard. Oh, certo. Bene. Saggia decisione, Havi. Volevo ucciderlo. È stato Tyr a fermarmi. Tyr è pragmatico. E questo è un bene. Dovresti ascoltarlo più spesso. Cazzo vuoi, e adesso dimmi, dov'è il costruttore? In un campo, non lontano da qui. Il tuo corvo troverà la via. Ma dimmelo, no, pezzo di merda. Mamma mia, che fastidio, darebbe una capocciata. Basteranno. Ora aspetta ed eccolo qui, un vero capolavoro. Le rune che hai dipinto hanno creato lo scudo. Esatto, e se tutto andrà per il meglio, proteggerà gli alleati e consumerà i nemici. Dimostralo. Con piacere. Attira gli invasori fuori dalla foresta verso lo sud. Vivi, ovviamente. Devono essere vivi. Attraversare la barriera non mi nuocerà. Hai la mia parola, Havi. Va bene, portali più vicini. Sì, sì. Incredibile. Come falene sulla fiamma. Avanti, branco dei vigliacchi. Io sono uno dei tuoi volti. Che cosa avete? Ma gli saltano le braccia, le gambe. Gli salta tutto, raga. Una persona. Ma gli salta tutto. Ehi, imbecille. Presto morirai. Il tuo scudo non funziona, costruttore. Stanno entrando. Non riesco a capire. Dovrebbero essere morti. Trattienili mentre io lo riparo. Più calma che pariati. Ma so, è diventato automaticamente russo. È sempre parlava russo. Ma ha tirato la terra, sta merda. E levati. Mamma, faccio parte il cranio. Non mai rotto. Che cazzo, bastardo. Oh, lui è sparito, zio. Ah, questo è l'attacco in forza. Ho parato un becino. Adesso soffrirai! Non so tanto convinto di questa cosa, cioè in realtà sei quello che è durato di meno. Lo scudo ha fallito! No, niente affatto! Ho solo bisogno di perfezionarlo. Il tuo scudo ha attirato un'armata, ma è fragile come le tue forze. Prendi! Oh! Pezzo di merda, gli ho fatto male. Questo non è il piatto. E levate, mamma mia roba. Ma è vero, per cazzo. Vabbè, vado avanti, Italia. Ma che stiamo a dire? No, mi diamo un altro po'. Forza, chiate pure. Ora, devi ripararlo. Ora, sto facendo gli ossi. Anzi, non è chi, però. Riesci che sia proprio una cifra? Ho fatto una decima parata, raga, non so come io abbia fatto. Stanno a morire, stanno a morire. Certo, non è andata come avevo previsto. Ah, l'immortacci tua. Alla fine la semina dia buoni frutti. Frutti amari, non dolci come le tue promesse. E mo? Che faccio? Un mazzo? Ha tenuto. Lo scudo è un portento. Ha retto. È efficace, ma instabile. Non temere, amico mio. Il problema è risolto. Ho trovato la giusta miscela. Con i dovuti materiali e il giusto incentivo, costruirò una torre così alta da proteggere l'intera Asgard. Di materiali ne abbiamo a volontà. Ma di quale incentivo parli? Oh, una sciocchezza, niente di che. Senti questo. Voglio Freya come mia moglie regina. Non sei giunto qui per caso, vero? Desideravi Freya da prima del tuo arrivo. Se lo avessi confessato fin dall'inizio, mi avreste ricacciato oltre. Vabbè, ma te posso tagliare la gola. Ma la mia offerta è sincera e la mia magia è reale. In cambio di una moglie e di una regina, vi fornirò i mezzi per proteggervi. Non penso proprio. Baratterò Freya come se fosse un fascio di grano.
Sarà lei a dirmi ciò che desidera. Fa ciò che devi, ma il mio prezzo non cambia. Niente Freya, niente scudo. Vabbè, ti tagli la gola, passa paura. E tu qui non hai altri amici, dunque sii cauto. Ti aspetto pure lo scudo quando gli ha detto sii cauto. Però gli è andato oggi. Ammirate il lupo della fonte! Guarda la stazza di questa magnifica creatura. Impressionante, vero? Occhi gelidi, zampe forti. Deve appartenere a una razza possente. Stolti! Il mese prossimo potrebbe inghiottire la luna se continuasse a crescere così. So a cosa pensi, Hami, ma questo lupo non è tuo nemico. Quando verrà il Ragnarok, i suoi segni appariranno chiari a tutti. Tyr, prendi parte ad un gioco di cui non conosci le regole. Potrebbe essere, ma correrò il rischio. Se ci sarà un prezzo da pagare, lo pagherò. Va bene. Per ora sono gli Jotun a preoccuparci. Hai parlato con il costruttore? Il costruttore, sì. Dov'è Freya? Sta dando lezioni di strategia bellica a Thor. Una battaglia persa in partenza. Seguitemi dunque. Devo parlare a tutti voi. Sì, se non ricordo male, Loki diventava tipo o un lupo o un orso. C'aveva la cosa di trasformarsi. Però non so, magari mi sbaglio. L'ho visto. Thor, segni sono i tuoi. Ti luccicano le palle. Io spero solo che Freya gli dica di no. Basta con questa stregoneria, donna. Indicami solo i nemici e io me ne occuperò. Havi, sei sorca Freya? Il costruttore mi ha mostrato la sua magia. Ha generato uno scudo in grado di consumare gli invasori. Ne faremo buon uso. Ma il tuo volto dice tutt'altro. Il suo prezzo è troppo alto. Che cosa vuole? Te. Me? Ci ha preso per mercanti di schiavi. Gli farò schizzare le cervella fuori dalle orecchie. Calmiamoci tutti ora. Soppesiamola. Non pensarlo neanche. Cosa gli hai risposto? Gli ho detto che la scelta aspetta a te. E non hai rifiutato all'istante? Ho eluso la sua domanda per guadagnare tempo, per poter trovare un'idea migliore. Un'idea che non preveda di vendere la tua regina? Beh. Spero. Potrei prenderlo a pugni finché non lavorerà gratuitamente. Dovremmo considerare... Io non barotterò il mio corpo. Sarebbe la prima volta. Ecco, l'ho trovato. Schiaccerò con il mio martello i suoi gioielli di famiglia. Ci state tutti rimuginando troppo. Diamo al costruttore un compito impossibile e un termine di, diciamo, 9 giorni. Quando fallirà, perché di certo fallirà, Freya sarà libera e noi finiremo il suo lavoro come stabilito. Solo un pazzo o uno stupido accetterebbe. Tu sottovaluti le persone di ingegno, signore della tempesta. Il costruttore è un uomo orgoglioso, non si tirerà mai indietro di fronte a una sfida. L'idea non mi piace. Ma no, bro, anche ma a me. Basta. Ma dobbiamo agire. Loki, va a parlare con il costruttore. Sarà fatto, signore delle rune. Ma ammazzare basta. Sei alle prese con forze che non puoi controllare. Eri ansioso di concludere il patto. Noi siamo Aesir, lei una Vanir. Ma non per cazzo. State lontani. Il lupo. Tyr, stai indietro. Ci penserò io. Ren è una bastarda buggata. Non si doveva fermare. Fate largo, il lupo è mio. Cultura smontato. Spostatevi, lo prendo. Spero che avrai pace, nobile mio. E che con questo corri più veloce del lupo. Forse ne avevano calcolato. Non affrontatelo, lasciatelo a me. Oh, sono buttato di sotto. Vabbè, ok. È il lupo della profezia. Sei la mia fine.
Sei destinato a distruggermi. Sono il defunto viandante, lo spettro vivente. Io non posso morire. Io te dirò. Scopriremo. Che sta a fa? Il fato o la mia volontà. Che cazzo è? Una tarpa? È il lupo tarpa che è. È il lupo tarpa. Aia. Ma non per cazzo. Ma sottoterra questo, ma che è? Levati. Tacci tua. È il lupo tarpa. Non para, non fa niente. Basta, è il lupo talpa. Ah, ho capito. Quando stava a tirare andavo sotto terra. Ma ha tirato. Chiaramente tirato. Dai, avevo parato. Mori, pezzo de merda. Ok. Ti avevo partito e guarda com'è finita. Avi, non farlo. Perché? Ma che cazzo vuoi, Loki? Abbassa la tua ascia. Che cazzo vuoi? M'ho provato ad ammazzare. Bro. Fatti da parte, Loki! Tu avevi giurato di non versare il mio sangue. Togliti di mezzo e non dovrò farlo. Il suo sangue è il mio sangue. Cosa? Questo è mio figlio. Ma com'è tuo figlio? Bastardo! Tyr, hai già accudito il lupo. Tu sarai il suo custode. Portalo a Lyngby, legalo laggiù. Assicurati che non lasci l'isola. Non ho capito perché gli ha dato del bastardo. Parlerò con il nano Ivaldi. Gli chiederò una soluzione definitiva. Vieni qui, bello. Con me sei al sicuro. Cazzo vai, raga, ma non provo ad ammazzare, io ammazzo. Giustiziere. Non capito. Loki, la resa dei conti arriverà. Su questo io non ho alcun dubbio. Allora, chi infarmato che ti do tutta la cagnata pure a te, io t'ammazzo, eh? Un attimo. Non è così tanto, nano. Nano, non intendevo offenderti. Tanto la bevo mia un goccio d'acqua, ragazzi. Sapere. I nani non elargiscono d'oro. Mi scuso per l'intrusione, Mastro Fabbro. Ti lascio al tuo lavoro. Bene. Cosa posso forgiare per te, Supremo? Braghe senza fondo per poter andar di corpo in battaglia. Cosa parlavi con il costruttore? Avi, mio buon carceriere, sai bene che i nani non elargiscono doni. Se vuoi una risposta alla tua domanda, dovrai darmi qualcosa in cambio. Che cosa? Un mistero di cui solo tu sei a conoscenza, veggente. Così che io possa condividere con te uno dei segreti del mondo. Gli umani sopravvivranno al Ragnarok, rifugiandosi nella foresta di Hodmimir, nutrendosi di rugiada fino a generare nuove stirpi. La razza umana è davvero vigorosa, molto più di quanto vogliamo ammettere. Mica tanto. Allora, mi hai chiesto cosa volesse quel sacco di frattaglie.
Voleva sapere gli effetti della magia sul tuo spirito. E perché mai il costruttore è interessato al mio spirito? Non solo al tuo, Abi. A quello degli dèi. Sia Aesir che Vanir. Gli ho detto di portare il suo. Dai, fammo ammazzare. Per costruttore di merda. Voglio dare una curiosità. Levati dai piedi e lasciami lavorare. Ho un'ultima richiesta. Puoi forgiarmi una catena indistruttibile. Diffida delle catene. Basta un solo anello debole e sono inutili. Ti forgerò una corda che nemmeno Thor. E tipo ti fa una corda, ragazzi, dovrà soggiogare una bestia molto potente. Riverserò il mio sudore nella corda, Abi. Sarà infusa della mia arte e della mia conoscenza. E io che cosa avrò in cambio? Dimmi te che vuoi. Riconoscenza e ospitalità. Che altro può servirti? È impossibile contrattare con chi ti tiene per le palle. Puoi sempre tornare nella terra del fuoco, Ivaldi. E morire come i tuoi fratelli, arrostito su uno spiedo. Per forgiarla serviranno ingredienti straordinari. Dimmeli. Ecco una lista. Ho già un tendine di orso, un alito di pesce. Che vuol dire alito di pesce? E radice di montagna. E dove posso trovarli? E cosa cazzo ne so? Segui gli indovinelli. Non ho tempo per gli indovinelli, nano. Quegli indovinelli sono antichi quanto il mondo. Sono stati tramandati da Nihi e Niti a Nordri e Sudri, Austri e Vestri, Altiof. Ho capito. Tornerò al più presto. Mamma mia, che ansia, nano. Ma ragazzi, per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Se vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Io vi mando un bacione. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.